Ben ritornati al DR Recistante, eccoci qua. Oggi abbiamo da presentare una cosa interessante fatta da RC Italy Upgrades. Cosa ci abbiamo? Il supporto alettone per la Kagama, Team Coralli. Top secret papers also clearly describe multiple alien vehicle recovery operations and civilian sighting reports. Beh, vi ricordate dell'alettone che ci ha fatto Mauro Brunelli con gli alieni di Air Resistance personalizzato? Questo è bicolore, blu e nero, e ha supportato molto, compreso l'Inghilterra. Ma oggi andremo a testare il supporto. Questo è l'originale, noi dobbiamo montare questo bicolore, sempre stessa cosa, blu e nero. Questo abbiamo stessa cosa del suo supporto, però abbiamo anche questo qui che va fino al bumper. Poi va incastrato lì dentro, quindi con le botte dopo tutta la forza viene spinta anche qui, quindi dovrebbe diventare quasi indistruttibile. Abbiamo comprato nuovo il bumper posteriore originale, come questo, solo che questo abbiamo qua già rotto, quindi per montare questo ci serve nuovo, e questo lo terremo di scorta. Qui a DR Recistante sempre piena di novità, abbiamo la Spark, non è una novità ma number one. X-Max, che ci saranno delle novità presto, abbiamo da montare. Coppie coniche in acciaio indurito, molto interessante, guardate che spettacolo. Voilà. Abbiamo anche lì dentro il telecomando della Radio Link, il caro motoscafo che presto andremo al laghetto a girare, il grande rallo Rogue 1, l'avete visto in azione questo piccolo mezzo, un mostro, rimanete collegati con questo gran marchio Rallo, perché presto ci saranno molte novità interessanti. Bene, ora concentriamoci sul supporto alettone stampato in 3D, sempre in TPU, quindi bello indistruttibile. Andiamo a smontare lo spoiler, andiamo a smontare il supporto originale e anche il bumper, poi rimontiamo il tutto. Bene, ora abbiamo smontato il bumper posteriore, abbiamo smontato tutto il supporto originale dello spoiler e adesso andiamo ad assemblare questo. Una cosa che il grande Mauro ha fatto molto intelligentemente è stato creare più spessore per il tiro della vite qui, perché qua in quello di serie tira proprio 2 mm qua in fondo e chiaramente si strappano ogni volta. Invece qui appena entri si è già la testa della vite qua, quindi abbiamo almeno 8 mm, 1 cm di materiale per tirare contro la tower lì. Quindi è molto molto meglio, quindi si vede la vite anche più lunga. Vedete, si vede la testa subito lì, quindi abbiamo fino tutto questo qua di tiro, non male. Più 5 mm di tower, più andiamo a avvitarlo sulla cassa in alluminio. In più, come potete notare, questo ha 4 fori, di serie ne avrebbe solo 2 perché tirano 2 di qua di viti e 2 di là dalla tower. Invece qua c'è il foro passante, quindi possiamo mettere viti con bullone dalla tower, quindi questo rimane fisso sempre senza mai smollarsi le viti di qua. Quindi andiamo ad avvitare prima questi due. Si vede qua, e qua si sente già tirare come si deve, per fortuna, top, ci siamo. Già bello stabile, guardate la flessibilità di questo materiale, top. Bene, ora andiamo a mettere due viti qua, tipo queste, mettere qui, caccia vite, dove sei? Lui, poi andiamo, come vedete, eccola qua, uscita la vite qui, e andiamo a mettere un bullone con una rondella, così tira e questo lo dà che non si stacca più finché non si strappa qualcosa. Ecco, fatto, fissato, due bulloni. Adesso dobbiamo andare a assemblare questo, che replica questo qui, questo pezzettino qua che entra. E Mauro chiaramente, guardate quanto l'ha fatto spesso a confronto, cioè qua siamo perfetti. E qua in teoria va messo qui, così, esatto, e questi si infilano qua, tac, via, andiamo ad avvitare anche quello. E non è finita, perché adesso, oltre ad avere questo che sarebbe il supporto dove poi andrà lo spoiler, c'è anche questo, che questo qua andrà montato così, in teoria deve arrivare fino al bunker, cioè un blocco così lo distribuo anche se mi butto dal balcone. Quindi ora andiamo a montare questo qui, ci vorrà 4 viti belle lunghe e poi questo qui qua, esatto, top, vai, si monta.
qua mi piace assai. Adesso dobbiamo prendere il bumper nuovo, proprio lui, questo qui. Eccolo qua, il bumper nuovo, pronto per il montaggio. Boom, risultato finale, wow, guardate che roba, guardate che figata, super robusto, sarà anche super flessibile come al solito. Qui se ci mettiamo anche il suo spoiler, poi qua è un super blocco di Mauro, grande Mauro Brunelli, RC Italy Upgrade. Adesso che l'abbiamo montato non resta altro che fare un bel test come solo noi sappiamo fare, mi sa tanto che andiamo giù alla cava, quindi pronti al test, oh yeah. Bene, eccoci alla cava a testare il supporto di Mauro montato. Guardiamo. Oh, qua c'è del fango oggi. Yeah. Subito a testarla. Guardatela, hola! Oh, tassi! Dobbiamo fare un bel salto qui. Vai, vai! Si vola! Ho dovuto saltare questa pozza di acqua. Non mi sono ribaltato e sono andato dentro quella lì. Ah, perfetto. Ma no, non ci credo. No, ci siamo salvati forse. Fai vedere. Ma sì, dai. Vai, con i supporti di Mauro. Hola. Supporto, supporto. Robustissimo. Fantastico. Wow. Terraggio di capotta. Front flip. Che precisione. Vai, tocca Giamma, vai, vai. Facciamo un bel video da qua, vai. Wow. La violenza. Ecco, servo piantato. Bene, il servo si è fermato, perfetto. Bene ragazzi, qua abbiamo spaccato il servo, si è piantato, niente. Però il supporto tiene molto bene, veramente robusto. Sto qua, attutisce bene i colpi. Non male. Testeremo meglio in un altro video. Per oggi è tutto.